Alcune brevissime notizie sul periodo storico in cui si svolgono le vicende della commedia Aquile Sinice de Navot. L'economia del paese si basava soprattutto sull'allevamento e solo in parte sull'agricoltura, ma col disboscamento di Ischia, Mezzana, Spuntoni e Giumentereccia l'allevamento subì un vero e proprio tracollo. L'agricoltura non era molto sviluppata, però con il dissodamento dei terreni moltissimi ossoresi divennero proprietari, però di terreni di dimensioni irrisorie. I medi erano pochissimi, invece i grandi proprietari al 1905, pensate, ne erano solamente tre. La società era divisa in due classi, da una parte i padroni e dall'altra, diciamo, il resto della popolazione, con una semiclasse, gli artigiani che fluttuavano in mezzo. La commedia segue il percorso di due avvocati che nel 1897 si presentarono alle elezioni insomma, per elezione a sindaco, Giuseppe Terlizzi e Giuseppe Ernesto Mafia. Mia intenzione è anche far riflettere su coloro che scendono in politica solamente per fare i propri interessi. I due comizi dei candidati sindaci riflettono moltissimo quello che succede oggi a livello governativo. Buon divertimento! No. Non sa se da. Ma che ti manca con questo? E che fa? Ma, lasciamo perdere. E sa che era cappolo, ma? Lei la bucca? Se lei. Ma stai prendendo la porta in terra da tre secoli. È un'esagerazione. Saccio come fai a mandare tutto su paese e ne ha finito faccio in terra. Ma, qui c'è un sei. Io ho una curiosità. Tu non sei maritato, vai a fare i servizi alla casa dell'uomo che è. Mangia e dorma là, quindi è prego. Quale prego, Don Peppi? Don Michele, quale prego? Vicenzo, ma che stai dicendo? E se ne è prego di Don Michele? Maestro, Rosario, prego, te murate da Dio. Don Michele è te murate da Dio, con frate Luciano, no? Avete sapere la storia da Caracan? Ma va con Soffì e Pissei. 7 mesi fa si è formata una sera a parrocchia dove usciamo. Hanno mangiato, hanno vinto, hanno detto due chiacchi. Poi dopo che è scenuto a bacia a chiesa per 10 usare. E io se ne accettavo un po' sopra la casa.
quando al libro Gris, Don Lucia si è cominciata a lamentare. Canta a quella casa, si trovava a dire, l'era pigliato un pomparizzo con freddo. Non c'è tempo, diceva, non sai che c'è pensato con uno scalofano. Mi c'è culo che lo tocanzi. Io stius, che avevo più una scalopato, e me la va a casa. Oh, ancora vi stai pensando che sono malintenzionato. Io sono sempre un frate di un frate. Non c'è zi, io stius, che stiamo un po' a zicca. Mi passo su di Murizzo e me la va a casa. Don Peppe, quello mi ha fatto proprio bene. Ci si aiuta a cuccare, si è stato un po' cazzeccato, si è pigliata a scalofato e qui stiamo risultata a fritto. Vedi che può succedere con una scalofato, eh? Ma, Vincenzo, tu mo sei venuto qua, ma è che ci c'entra? Don Peppe, tu sei da conoscenza che già 2 anni fa Don Lucia si pigliava nata a scalofato di quella fantasma di San Mantunetto. Come ho per un figlio da crescere. Io sono venuto qua per non farsi questa fin di sonno. Mamma scrive una lettera a Monsignor Rubesco. Poi ci dice quello che è successo da casa di timorato di Dio. Rubesco, quando c'è un sgambio, ma si stai? Vicenza che credo poche. Ciucci che ciucce, sarascana. Ma non mi danzano poco, eh. Certo che sto luciando, perché tu nata pure far male. E ancora giovane. E poi mi ha scalofato lo creato. E questo pasto, questo è proprio un paio. Quando abbiamo qua a mangiare i calatrani, quando è nella Spagna, si è fatto un poco di tempo. E quando se ne erano, un paese era raddoppiato. Ma sì, hai ragione, Vicenzo. Ah, ma solo scrive la lettera a questo. O ti faccio lei. Partiamo subito alla grande. A vostra eccellenza, reverendissima, Monsignor Monforte, vescovo di Troia in Foggia. Buongiorno, Lili. Buongiorno, Vincenzo. Come di qua? È ancora da risalzare. Ma come mai sta visto? Quale bello tiene? E te che bello tiene? Ma cazzo ti voglio affreddo? Non voglio affreddo. Non mi sono fatto capire. Voleva dire, come mai sta imbrubusato? Per questa tamburbusa! Madonna, che te la gambo! E chi t'appunta? Don Elè, chi te è un cucciglione a sto paese? Don Lucia! Don Lucia, un frate di Don Mica! E sempre su figlio di Don Zizza! Peppe, a me solo scrive una lettera a Monsignor Rubesco. Di sto passo, sto Lucia, del popolo paese, e ingappiamo con mamma nei Calatrà! Ci ha già detto un fatto del popolo e quello di Calatrà! E stiamo pure scrivendo la lettera a voi. Ma, a proposito, te, presti orecchio e nel caso suggerisci. Dunque, a vostra eccellenza reverendissima, Monsignor Monforte, vescovo di Troia, in Foggia. In casa del parroco Don Michele Sala si ripetono impunemente le pratiche disoneste. Il di lui fratello Luciano, uomo depravato. Quale depravato, Bubbè? Uso te non mi chiudere la terra, che si capisce meglio. Quello porco di Don Luciano, un frate di Don Michele. E stiamo scrivendo questo. Ci vuole un linguaggio più consono. Dunque, uomo depravato, che non conosce rispetto, né di Cristo
sull'altare. Né di Munnella in terra. Né di santi in terra. Ma solo dedito alla dissolutezza. Ha ultimamente ingravidato Vincenza Milano. Qui non ha visto incinta, aspetta un creatore. Vincenzo, quale creatore? Da sta trippa ce ne saranno in amore. Non mi facete perdere un filo di scopo. Vincenzo, ingravidato significa che non mi si incinta. Insomma, si prende. Dunque, ha ultimamente ingravidato Vincenzo Milano. Domestica del fratello Don Miguel e sorella di Antonietta Milano. Su cui usò lo stesso pungiglione. Estimo scrivendo un vescovo. Antonietta Milano, anch'essa ingravidata. Vicenzo, è chiaro, Da Don Luciano. Con la solita faccia tosta ha sparso la voce che il responsabile del misfatto è quello che era morto tuo frate Don Michele. Scienza. È stato Don Michele, suo fratello, che per proteggerlo tace. La gente dice ed è persuasa che vostra eccellenza lo solito pure stavolta sarà tu la trippa. Ignorerà l'accaduto ed anche questo scandalo cadrà nel dimenticatoio. Sicuro del suo pronto intervento le bacio la mano. Condanni alle fiamme questo scritto e sono l'avvocato Giuseppe Terrizzi. Post scriptum, anche la mia dolce metà, monsignore, le bacia la mano. Ecco fatto, Vincenzo. Ci ha mattato un bello straccala, Don Lucia. Veramente. Non ci capite proprio niente, tutto riparo l'uno. Vincenzo, hai sentito da così si usa scrivere una persona importante? Pure se io fa, ce l'avevi scritto bene, chiaramente. Vincenzo, quello Don Beppe, che di belli parole, ci ha voluto dicevo questo, che ha quello morto di Don Lucia, che ha scosso da scalofate, che ha zumbato un cuore, e ho risultato a caracambolo che fino in alto. Poi, ci ha mandato pure una scellata con questo. Lo so, se ne sta sempre di mano suo padre. Come se non sapesse cosa succedono cose turche. Ha già spiegato buono Peppinino. Benissimo, Elena. Usi parole alquanto rozze, ma in sostanza i concetti sono questi. Vicenze, vedi che stavolta io lo esco. I vena sono tutti. Si muova, te ne puoi tranquillo. Che faccia dice a buca, tanto ringraziamento. Quanto faccio da... Niente, Vincenzo, te ne puoi in bacio. Solo usai che a Mofra non si stanno le elezioni a segno e che Don Peppino è candidato. E come si dice, una mano lava un'altra e tutte e due lavano la faccia. Se ci potesse dare una mano. E c'è bisogno di un modice, Don Eli, Ivo, ti faccio tutta la forma, come Randunetto, marito. Bravo, Vincenzo, tu cos'hai che... l'avvocato in su te è sempre a disposizione. Ma te ne puoi, Vincenzo. E ogni tanto, mi raccomando, fatti vedere, vieni a trovare. E chiaro, Vincenzo, mi raccomando, fai chiaro, che non mi viene la porta in terra. Io dico di sì. Mannaggia mai, questa è una trippa così sproporzionata. È troppo esagerato. E lui, che se non mi chiede cicotte, ha fatto 24 figli.
Ma una volta! E questo mi lasca tutto in zio! Ma tu porco Luciano! Tene una moglie raggia! Bella fatta! E va a ingappare su le di noi! E già! Quello sta andando! Volete che facciamo dito in culastro! Questo invece non so che devo! Sei troppo sbucato! Sei la moglie di un avvocato! Devi moderare il tuo linguaggio! Per tornare ho fatto la Luciana, se lei c'è sta niente da fare, è stato sempre così. Già prima del stagionario mi sono usando con me. E l'ha perso un vizio. La coppa di un frate, non magari non mi legge. Ma lei con la mano di qua, e poi non si stanno avvicinando. E noi stiamo ancora a caropare. C'è male da fare, stanno contattando la gente. Non ti preoccupare, marito mio, che a quello rocco a me non dormo. Sono 2 mesi che tracca i pupaesi e per favore. Non ti preoccupare, non ti tenne pensiero, che esce sempre. Ce lo puoi scommettere. Sarà come dici tu. Ma non conosci un candidato simile contro di me. Avvocato, Giuseppe, perché non ho fatto? Qui non dormo, manca la notte, come mi scappa. Oh, mamma mia, riconosci che ci siamo fatti. Promettono lo stato. Che ci sono stati i miei figli. Che c'è spartita? Quello ci fa vedere un paraviso in terra. E noi ci facciamo vedere un straparaviso. Ma tu ti pensi che la gente non conosce chi è Ernesto Maffè e che sapeva tutti i promessi che quello fa. Maggio pace. Lei, la gente se ne importa se sei un avvocato onesto. La gente 4 anni i fatti suoi e poi tanto trova convenienza. E lei, ma ne mi hanno votato, è stato sempre fatto così. Già dei banditi, sempre un stesso, tale qua. Ma la gente non si impara. Poi solamente che una volta io ero arrivato con comune, quello che ha fatto tutte le promesse mi mandai, e pensa a fare i fatti soli. Ma perché? Perché adesso pensa. Che si dice? Chi maneggia, la stringe. Ma la gente non sapeva i promesse. Ecco, tu si considera tu meglio avvocato, tu sai. L'avvocato Giuseppe Terlizzi, marito e padre esemplare. E lei, donna Roberta, che questo non è mica un vantaggio. La gente va trovando musica che è accomodante, che aiuta l'occhio. Avanti, Buongiorno. Allora, Rò, quali sono le tue come stanno i reni, come un caso sopra i maccheroni, tutto a posto, la gente con tutto il fatto per te. Voi lo sapete, l'avvocato è portato in chiave domani e l'avvocato Maffè porta a ricette i fiffi, non tiene neanche una speranza, e meglio, che non si presenta proprio, fa solo il buttafigo. E quindi c'è una continuazione pure, e più con la buttata alla mezza cosetta. Mi sono girato tutte le schede e ce ne vuole. Oh, c'è stesso uno che vuole avvocato Maffè. Non lo sente manco un mondo qua. Specialmente donne lei, quando ci nomina una moglie. Oh, la donna Lucia. Una donna proprio, vedete. Una fanatica. Guarda, sempre un caso qui. Quando rispondo lo saluto. Perché io non saluto mai da prima. Come se ti facesse la razza. Ah, ma dopo stile zero, donne lei, a caso la Lucia e lei. E a me lo dici. E te ne sei scordato che a quelle mie sono cucine? È sempre stata così, già da figlio, scusta, presentata, opportunista, e che chiude tre, chiude me. E poi, non mi faceva pure a me quello sorto di servizio. Lasciamo perdere i spesi antichi, ora mai passare, e poi l'avessimo ringraziato che è consigliata così, e siamo andati marito e moglie. Sì, sì. Chi dava lì? Ci si è rimano per la terra così. Che ne va a fare? Ma allora no, stiamo dicendo. Calisca ce l'ho lì due volte, non te ne assicurato. Stasera mi faccio una facciata a Capalone e domani sei a bacio con me. E qua, manca tenimo problemi. Ma appoggio a Franchino Suolo, non è bene. Quello è uno che te ne sente. E la gente lo sta a sé. Ah, ci vedo pure io lo stesso consigliere. La Germana da chiama appoggio. Arriva al momento, via. Stai già qua, così
mangiare. Non è lei, ha già finito la ricetta della camera da letto. E ho bagno? E pure un bagno. Ma io ho detto, piglia la seggia e assentite con quattro pozzi. Uè, a me, stiamo parlando un po' delle lezioni. Ah, donnelle, non mi decide niente, ma io da quella veglia ci ho sentito tutto. E voi parlate ma così fa? Quello quando rotto mi hanno menato a sorma cucina, la venga andato sangue in casa. Donnelle, io si arraggi pure ignorante, ma non consiglio per stilazione che potesse da pure io. Beh, e su un tema, quale è su un tema? Don Bocco. Per essere proprio sicuro, da scisifica, ma vita solo che a puccia, a domma che è un preuta. Come? Che ti dice a te? E perci sì! Io, l'avvocato Giuseppe Terlizzi, dovrei rinnegare il mio passato, le mie convinzioni. E sottomesso, ma domma che? Sì, ma quella nina c'ha ragione, quello domma che ne non c'esce. Tieni in mano dappertutto! Non si fa niente senza il suo consenso! Sì. Ci potessero far sapere che ti si convertì! Che ne zicchio un socialista! Che mi sa capo posto! E lei, tanto non mi credo a me, e perdesse pure la faccia! E poi, mi sono già accogliato i Valdesi! E pensi che domani che non lo sape già! Ma è che già mi trascorso, eh? Allora, però, come stavi dicendo, al momento, la mia sarà tranquilla su Aldo. Siccome io e Elisa, ma c'è, parlaci tu. Mi raccomando, lavora a te, bello bello, così lo stanno a sé. Sicuramente voglio qualcosa. Ma tu vedi che si può fare? Ma non dalla pianta troppo. Ma la stato fa me, non capito. Un po'. Ma raccomando, no? Non raccomando.